era un termine che usavo molto, molto volentieri, ricordo quegli anni benissimo. Ogni località deve avere una memoria storica. Se non riesce a conservarne una, almeno per gli aspetti positivi, per i personaggi più degni della terra, probabilmente non ci sarà futuro, o quantomeno sarà un futuro molto, molto problematico. Diciamo che le nostre amministrazioni comunali hanno sempre avuto molto rispetto per il nostro passato. Non molti mesi fa, qui abbiamo ricordato un altro ex sindaco, a 20 anni, credo di ricordare, dalla morte, cioè Raffaele Iacovino. Stasera è la volta da Pasquale Jantoschi. Sono tutte figure che hanno dato molto alla nostra città. Inutile, diciamo, ripercorrere, anche se io stasera per Pasquale Jantoschi qualcosa dovrò dire per creare, diciamo, una sorta di tappeto sul quale poi possano illustrare meglio la figura e l'opera i relatori che sono stati prescelti. Naturalmente grazie da parte della famiglia all'amministrazione comunale che ha voluto organizzare una serata, diciamo, con un pubblico che avrebbe addirittura forse richiesto una sala ancora ben più grande, diciamo. Il tema della serata è l'esperienza di servizio alla comunità e per il bene comune. Lo tratteremo in segmenti, ci sarà un relatore che si occuperà del profilo, diciamo, più amministrativo, un altro del profilo più politico e un altro ancora del profilo del cattolico impegnato in politica. Prima di aprire però ufficialmente i lavori, lascio un attimo la parola all'assessore Celeste Iacovino, che in assenza del sindaco impegnato a Roma per fatti istituzionali porta il saluto ufficiale dell'amministrazione comunale. Prego. Grazie a tutti di essere venuti. Con Matteo e Maria Grazia avevo preso un impegno quando nel mese di settembre c'è stato l'anniversario dei 50 anni della scomparsa del sindaco Jantoschi e mi sono insomma subito preoccupata di chiamare Matteo e di proporgli di organizzare una commemorazione ufficiale, anche perché è doverosa. Credo che ricorra anche il centenario della sua nascita, per cui doppio anniversario per Pasquale Jantoschi. Il sindaco purtroppo è a Roma, quindi non è potuto intervenire, ma ovviamente è con noi presente e porta i saluti alla famiglia e a tutti gli ospiti illustri. Voglio leggere due parole perché voglio essere breve e dare spazio soprattutto ai nostri relatori illustri. Il sindaco Francesco Miglio è stato chiamato a Roma presso il Ministero dell'Interno per le problematiche legate al Granghetto e a quello di Borgo Mezzanone, e ai migranti in generale, e porge a tutti voi questa sera il suo saluto. In particolare, anche da parte mia, un affettuoso saluto ai familiari di Pasquale Jantoschi, alle figlie Maria Grazia, Arcangela, Alma e ai figli Matteo e Giuseppe. A tutti quanti sono legati da un profondo sentimento ancora dopo mezzo secolo con uno dei sindaci più amati della città di San Severo. Un cordiale saluto di stima e di benvenuto va anche al nostro senatore Foglieri, al professor Clemente e all'avvocato Lo Zuppone e un ringraziamento a Desio Cristalli. A 50 anni dalla scomparsa di Pasquale Jantoschi, l'amministrazione comunale ha voluto ricordare la sua figura perché egli è stato uno dei protagonisti più importanti della politica cittadina e non solo del secolo scorso. Sindaco della nostra città dal 62 al 69, vale a dire fino al momento della prematura scomparsa, non è solamente l'importante esponente di una forza politica quale è stata la Democrazia Cristiana, ma è stato un grande esempio di educatore, un uomo di nobili ideali e di valori di alta moralità che ha saputo trasmettere non solo ai suoi figli, ma anche ai suoi discepoli. Ha rappresentato un modo di fare politica che oggi e per le generazioni future deve continuare ad essere da esempio per tutti coloro che amministrano o si candidano ad amministrare la cosa pubblica. Un uomo che ha basato ogni singola azione della sua vita sui valori cristiani,
e umani, appresi fin da bambino ispirandosi all'esempio di Don Felice Canelli, un uomo capace di mediare e conciliare anche nelle situazioni più difficili. Aveva le doti che solo un buon insegnante possiede, e cioè grande capacità di ascolto, forte senso civico e una naturale propensione all'amore per il prossimo. Nel passaggio da maestro a politico non ha perso il legame con i valori di Don Bosco, da cui ha saputo ricavare il meglio per affrontare tutte le situazioni, anche quelle più critiche e difficili. Da sindaco è riuscito ad ottimizzare l'efficienza della macchina amministrativa comunale, a potenziare le infrastrutture cittadine, a garantire lavoro in momenti di difficoltà economica attraverso forme intelligenti di investimento sul territorio, dando impulso all'artigianato locale e favorendo anche la costituzione di cooperative, soprattutto nel mondo agricolo. Conoscere la figura di Pasquale Jantoschi significa ritrovare in un solo uomo pregi e virtù presenti in altri uomini, ma in ordine sparso. Oggi, a distanza di 50 anni, ci sentiamo di dire grazie per tutto quanto ha fatto a beneficio della nostra città, di una San Severo che ha saputo trasformare e proiettare in una nuova dimensione, più moderna, al passo dei tempi, capace di rialzarsi dopo le macerie del secondo conflitto mondiale. Grazie e buona serata a tutti. Ringrazio l'assessore Iacovino per il saluto ufficiale della municipalità. Ha citato i nomi dei cinque figliuoli, ma io vorrei aggiungere un nome. Credo che la famiglia farà molto piacere che io aggiunga un nome per ringraziare un'altra persona. Ai nomi di Palma, Arcangela, Grazia, Matteo e Giuseppe, cinque figliuoli, vorrei aggiungere il nome della cara Dina, che è per tanti anni è stata vicino, più probabilmente molto più dei figli, perché svolgeva, diciamo, anche un'azione rigeneratrice sotto tutti i profili, anche credo psicologico. Detto questo, adesso io vorrei leggervi una brevissima biografia di Pasquale Jantoschi, una paginettina nella quale era difficile riassumere in una paginetta, anche se Pasquale Jantoschi, come sapete, ci ha lasciati a 50 anni, ma io credo che per tutto quello che ha fatto e ha lasciato, soprattutto nella nostra città, ci sarebbero volute almeno 50 pagine, ma la sintesi credo che possa essere efficace, anche perché ci sono un paio di cose interessanti della sua vita. Nasce a San Severo il 28 gennaio 1919 da Matteo e da Palma Maria Lorenza Berardi. La sua è una famiglia contadina, numerosa e di umili condizioni. Siamo 7 figli in una sola stanza senza una finestra. Non è ariosa e io vorrei scappare da quella casa e trovarne una migliore, ma per adesso non possiamo fare spese. Così scrive in un compito di quinta elementare il piccolo Pasquale Jantoschi. La sua formazione nell'infanzia e nell'adolescenza è ispirata alla lezione e all'esempio di un titano della cattolicità della nostra città, Don Felice Canelli. Quindi speriamo possa essere subito portato all'onore degli altari, straordinaria figura di sacerdote, parroco di Croce Santa. Giovanissimo, Pasquale Jantoschi viene nominato presidente del circolo cattolico Don Bosco, affronta gli studi, sentite questa, con un sacrificio suo e della famiglia, recandosi quotidianamente a Foggia e percorrendo in bicicletta 30 km per frequentare l'istituto magistrale. Tutte le mattine, immagino le mattine di pioggia, di vento, di neve, quanto doveva essere divertente. Dopo il conseguimento del diploma magistrale si iscrive all'Università di Napoli alla Facoltà di Lingue Straniere, iniziando contemporaneamente a insegnare come docente di educazione fisica, prima nella scuola media, poi alle superiori. Avvertendo un forte desiderio di dedicarsi all'educazione e alla cura dei giovanissimi, approda nel 38 alla scuola elementare. Come maestro si assume con scelta consapevole la responsabilità di classi formate, lo chiedeva, da alunni provenienti prevalentemente dalle fasce più umili. Memore delle sue modestissime origini, si sentiva impegnato a dare il suo contributo per elevare la loro condizione culturale e sociale,
impegno che lo ispirerà costantemente nella sua attività politica e amministrativa. Al lavoro unisce un'intensa attività sociale nell'ambito dell'associazionismo cattolico, aderendo all'Azione Cattolica dal 1933 e all'Associazione dei Maestri Cattolici. Gli vengono affidati vari incarichi nell'amministrazione scolastica, rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Agrario di Sangro di San Severo, componente del Consiglio Provinciale Scolastico, rappresentante del Provveditore agli Studi nel Consiglio di Amministrazione del nostro Asilo Infantile Matteo Trotta, dal 46 al 54, componente della Commissione Giudicatrice di concorso magistrale per l'insegnamento elementare tenutosi presso le carceri della nostra città nel 1964. Mi fermo qui, ho detto che potevamo parlare a lungo, ma non voglio togliere poi terreno, diciamo, fertile per quanto vorranno dire i relatori. Il primo relatore al quale cedo la parola è il professor Giuseppe Clemente, che tratterà da par suo, tutti conoscete Giuseppe Clemente, storico di Vaglia, assolutamente bisogno di presentazioni, voglio soltanto enunciare il tema che è stato affidato al professor Clemente: lo sforzo amministrativo per rinnovare la città. Prego, professore. Grazie, buonasera a tutti e grazie a chi ha voluto che fossi qui questa sera. Per me è veramente un onore, non solo perché partecipo a una delle manifestazioni forse più importanti di questi ultimi tempi, che ricorda una persona importante, molto, molto importante per la città di San Severo, ma perché soprattutto mi ha dato l'occasione di conoscere il personaggio. Io non conoscevo Pasquale D'Antosco, non lo conoscevo, ho avuto solo un contatto, un rapporto, un dialogo di una mezz'ora e poi basta. Però ecco, adesso ho avuto modo di capire e di conoscere tutto ciò che ha fatto per la città ed è veramente una cosa incredibile, eccezionale, considerati i tempi in cui ciò è avvenuto. Oggi la memoria storica è corta, è volutamente monca e anche bugiarda sotto certi aspetti, per cui le ricorrenze sono un'occasione per rivedere con un occhio più distaccato, con un occhio più critico, fatti e personaggi, soprattutto i personaggi, alcuni dei quali famosi, parlo in generale, assunti alla notorietà nazionale, altri, molti, dimenticati nello sterminato cimitero della storia, come ha detto qualcuno, personaggi che pur avendo fatto tanto per la propria comunità sono completamente ignorati. E poi c'è l'occasione dei centenari. Qualcuno ha detto che i centenari sono una religione laica, nel senso che ci consentono di giudicare le persone con, al di fuori di ogni ideologia, con occhio obiettivo e quindi di capirne meglio il valore di ciò che hanno fatto. Stasera, come è stato detto, celebriamo il centenario della nascita di Pasquale D'Antosco, che coincide con il 50° anniversario della sua morte. E la città di San Severo lo ha ricordato con un busto in una centralissima via. Però non credo che questo basti a riportare alla memoria, alla collettiva, tutto ciò che D'Antosco ha fatto per la città e ciò che D'Antosco ha rappresentato per tanta povera gente in quei tempi. Oh, però prima di parlare del sindaco D'Antosco, mi corre l'obbligo ricordare le persone che lo accompagnarono in questa opera titanica, diciamo, ripeto, sempre rapportato il personaggio ai tempi in cui ha operato e è vissuto. E io voglio ricordare brevemente i suoi compagni di cordata, la giunta che lo ha accompagnato in tante decisioni, lo ha aiutato a realizzare tutto ciò che lui voleva per il bene della città, dei suoi cittadini. Abbiamo detto abbondantemente che è stato eletto per la prima volta sindaco il 1 agosto del 62 e il suo primo mandato è durato fino al 7 di ottobre del 66. Ebbene, quella fu una giunta monocolore, come si diceva allora,
con l'appoggio esterno di una giunta civica, la Torre Civica si chiamava, se non ricordo male, ed era costituita dal Partito Liberale, era costituita dal Movimento Sociale Italiano e dal Partito Nazionale Monarchico, che dava il loro appoggio esterno. Bene, la giunta aveva come assessori effettivi Damone Luigi, Giuseppe Antonio Tardio, Piscitelli Gaetano, Sguera Italo Stefano, Iafisco Matteo, Massa Aldo Stefano. Assessori dunque erano altri due personaggi incredibili, Vicente Elio, il caro amico Eliuccio, lo chiamavamo Elio Antonio, e Pedro Celestino. Il secondo mandato di Pasquale Andoschi iniziò l'8 ottobre del 66 e finì purtroppo il 13 novembre del 69. Era allora una giunta con un linguaggio adeguato al cambiamento dei tempi di centro-sinistra e costituita dalla Democrazia Cristiana appunto e dal PC, dal PSD e dal Partito Repubblicano. Assessori in quella circostanza erano Cenci Antonio del PSD, un altro personaggio che credo tutti quanti ricordiamo, che l'ha avuto come professore, come preside, persona incredibile, eccezionale, e Ciara D'Angelo del PSI, sempre Damone Luigi, Iafisco Matteo, Massa Aldo e Giuseppe Antonio Tardio, che furono gli unici quattro ad essere assessori in tutti e due i mandati del sindaco Jandroschi. Assessori su quelli erano un altro personaggio molto caro al nostro ricordo, Garofalo Ciro e Ulio Caello. Bene, questi erano coloro che hanno aiutato, a cui è giusto dare ricordati, quando vedo perché hanno collaborato fattivamente perché Jandroschi potesse realizzare tutte le sue idee. E devo ringraziare perché tutto il materiale che ho trovato è stato reso disponibile dalla Biblioteca Comunale di San Severo, dal nostro archivio storico, signora Assessore, dal nostro caro archivio, prezioso archivio storico, che sarebbe bello riportare ai fasti di un tempo, con facilità di consultazione, vabbè, chiudo la presa. Io l'ho sfruttato, sì, l'ho consultato, l'ho fatto, lo faccio e spero di farlo ancora. Quindi ringrazio effettivamente il cuore la direttrice della biblioteca, Concettina Grimaldi, e tutto il suo staff che si è ridotto al minimo ormai, no? Perché se sia una sola persona. Vabbè, comunque, grazie appunto al nostro archivio storico, che ha un incredibile valore. Tutto ciò che viene pubblicato, viene trovato materiale che sta lì a giacere fino a quando qualcuno non lo va a rimuovere. Va bene, chiudiamo la parentesi. Quindi dicevamo che la San Severo dal 42 al 62 ha avuto sempre una giunta di sinistra. Erano i tempi in cui si faceva la lotta per la terra, i contadini, il lavoro, tutti problemi importantissimi per la città. E Jandroschi ha passato questi anni come consigliere, giovane consigliere di opposizione, facendo però un'utile esperienza. Era molto popolare Pasquale Jandroschi, stava sempre in mezzo alla gente, mi è stato detto adesso che la sera si recava alla sezione a fare il 300 con gli amici, sempre per avere contatti con la gente, per conoscere i problemi. E allora dicevo, come consigliere di opposizione ci fu a San Severo, i telefoni, per chi lo ricorda, erano in gestione privata di un privato, poi l'ASIP di Corpo e stavano qui vicino a San Benedetto, allo spigolo proprio, c'erano i telefoni, poi la si incorporò, naturalmente il servizio si era ampliato e voleva locali più spaziosi e chiese al comune i locali dove adesso stava l'ufficio anagrafico, quei locali a pian terreno, no? Con la fronte all'ingresso sulla destra, locali a pian terreno. Però e c'era una trattativa in corso. Jandroschi parlò, mi ha detto tutto il figlio di una di queste signore che lavorava al telefono.
Piatowski parlò, avvicinò queste ragazze che stavano a lavorare ai telefoni e chiedendo e correndo il rischio di essere licenziate perché nessuno o quasi aveva la terza media, avevano tutte la quinta elementare. E allora mi diceva questo amico, la mamma gli raccontava sempre che fu grazie a Pasquale Piatowski che si è impuntato, ha imposto la sua linea e il comune ha concesso il locale solo dietro la promessa che tutte le ragazze in servizio sarebbero state mantenute nel loro ruolo, nella nuova sede dei telefoni, che da loro in poi si chiamò SIP. E quindi ecco, questa è una cosa che forse pochi sapevano, ma che è molto importante. E sempre come consigliere d'opposizione ho letto un verbale di una seduta in cui lui rimproverava sempre con i modi garbati che gli erano soliti l'amministrazione che stava in carica, perché pur essendo stato approvato un verbale per l'installazione, cioè nell'edificio scolastico Pascoli e negli amici sia nel Pascoli del riscaldamento, immaginate come erano quelle aule fredde di questi tempi per quei poveri ragazzi che andavano a frequentare appunto la scuola elementare, e forse lui si è ricordato di quanto era piccolo e del freddo che ha sentito quando andava a Foggia, e ha voluto, sebbene il verbale fosse stato approvato un anno prima, era passato quasi un anno e 3-4 mesi, e in una riunione lui sottolineò ancora il fatto che bisognava mettere subito i riscaldamenti al De Amicis, e così è stato fatto. E grazie. Quindi dicevo, questa esperienza fatta come consigliere di opposizione che è stata molto, ma molto utile quando per ben 7 anni è stato sindaco della città. Erano prego, prego. Allora dicevo, quando lui fosse consigliere d'opposizione, questa esperienza fatta come consigliere d'opposizione gli fu utilissima quando diventò sindaco. Era con occhio attento a ciò che accadeva nel paese e stavano avvenendo dei cambiamenti eccezionali. Uscivamo dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, da una crisi economica terribile, distruzione, devastazione e basta. E erano appunto gli anni 59-60 e in Italia si avvertiva lo sgretolamento dell'economia agricola e l'Italia stava per diventare un cosiddetto paese, una potenza economica. Erano gli anni del boom economico, quando c'erano necessità da soddisfare. Il paese aveva bisogno di servizi pubblici, di scuole, di ospedali, di strade. E lui, ecco, tenendo sempre l'occhio attento a ciò che avveniva nel paese, quando diventò sindaco di San Severo, capì che c'erano dei cambiamenti urgenti da fare nella nostra città. Sì, va bene, il problema della terra, il problema dei contadini che non avevano lavoro, il problema della viabilità, erano tutti problemi seri, ma che avevano altri problemi più pressanti, che erano diventati assolutamente importanti, ripellenti da risolvere. Lui era molto abile, come è stato già accennato, a trovare intese, non solo con gli amici di cordata che abbiamo pure fanno binato, ma soprattutto con l'opposizione. E deve essere stato molto duro per lui trovare intese con l'opposizione, come erano arroccati nei loro principi e nelle loro idee, non li smuoveva nessuno, però Pasquale Piatowski ci riuscì. E il suo metodo di gestione della cosa pubblica
fu un uomo nella gestione della cosa pubblica di grande morale e di buonsenso. Sapeva che per quanto ci fosse bisogno di maggiori entrate al comune, lui non voleva aggravare la gente con un aumento dei tributi, cercò di portare tutto in un piano di sereno equilibrio economico in modo da non turbare nessuno. Amministratore politico coscienzioso, ebbe sempre presente che prima di ogni cosa veniva il bene della città e dei suoi abitanti, e si rivelò anche un abile mediatore, riuscendo a districare complicate situazioni politico-amministrative. Bene, San Severo a quell'epoca era un paesone che aveva bisogno di tante cose, e Jandroschi in quel momento fu l'uomo giusto al posto giusto. Fu proclamato sindaco, come abbiamo detto la prima volta, il 1° agosto del 1962, e lui non ebbe peli sulla lingua quando fece il discorso in consiglio dopo che gli era stato conferito l'incarico. Leggo testualmente: per avviare a soluzione di innumerevoli problemi della cittadinanza ed evitare al paese una gestione commissariale che toglierebbe alla valutazione democratica la vita amministrativa del nostro comune, la Democrazia Cristiana, preso atto dei risultati favorevoli ottenuti nella consultazione elettorale del 10-11 giugno, ha proposto di costituire una giunta monocolore democratica cristiana che attui un programma di schietta ispirazione democratica, di sostanziale rinnovamento della vita amministrativa e di sviluppo economico, quale richiesta dalla maggioranza dei cittadini. Questo fu il suo discorso quando gli diedero, gli conferirono la nomina a sindaco. E diede subito inizio al rinnovamento. Riuscì abilmente a sfruttare i contributi statali per sopperire alla mancanza di lavoro, aprendo numerosi cantieri in città. La prima cosa importante da risolvere era la crisi degli alloggi. Siamo nei primissimi anni 60 ed era ancora vivissimo nella mente di tutti le condizioni in cui vivevano chi abitava i fatiscenti locali dell'ex monastero di San Bernardino, che era convento degli osservanti prima, soppresso, divenne caserma militare e poi fu dato a chi non aveva una casa. Ma io mi ricordo, ci sono andato qualche volta da ragazzo, era qualche cosa di un po' più uso. In un locale come 10 metri quadrati, ci vivevano una decina di persone perché le famiglie allora erano numerose, poi la gente senza servizi igienici. E poi ancora c'era un altro ricordo vivissimo, quello dello Zimo Termo. E chi non ricorda come c'era la gente che viveva nello Zimo Termo? È una cosa assurda e incredibile, perché ha avuto la sventura, ecco, di vedere quelle situazioni. E quindi diede inizio alla costruzione di case popolari. Poi fece costruire le strade interne. Io ricordo ancora strade interne qua vicino alla posta, tanto per fare un esempio, o anche dietro al mercato del Corso Gramsci, strade polverose d'estate, infancate, non si poteva camminare per le pozzanghere d'inverno, e lui fece queste strade interne, illuminò le zone periferiche del paese, diede avvio alla costruzione del Palazzo delle Poste, dove sta adesso, e poi ecco, si interessò, e questo verranno fuori alcuni aspetti poco noti, si interessò del campo sportivo Ricciardi. Beh, questa è un'esperienza che ho vissuto in prima persona, perché all'epoca ero segretario dell'US San Severo Calcio. Andai, chiesi un appuntamento a te a parlare, mi ricevette e stemmo una mezz'ora a chiacchierare. Fu quella l'unica volta che ci parlammo. E io gli feci presente i problemi del campo, c'era un fondocampo terribile, non si poteva giocare, era pieno di buche, e quindi c'era bisogno di un guanto, come si dice oggi, un guanto erboso. E poi c'erano gli spogliatoi dei giocatori e le docce che non funzionavano, rotte, proprio. E quindi aveva bisogno di queste riparazioni urgenti. Ebbene, lui, dopo che ci incontrammo, era il mese di aprile, maggio, non lo so, non ricordo bene, ma nell'estate, quando il campionato era fermo, fece fare tutte queste riparazioni. E
uomo di scuola, sapeva la precaria situazione di tutte le scuole di San Severo. E chi di noi non hanno frequentato sagrestie o scandinati quasi di palazzi in locali assolutamente non adatti a una scuola? Ebbene, lui fece già costruire all'epoca due plessi delle scuole elementari, in via Mazzini e in via Cometa, che ci sono tuttora funzionanti, e fece ampliare l'istituto magistrale Pestalozzi, che era stato inaugurato 7-8 anni prima che lui fosse sindaco. Lo fece ampliare perché c'era gli alunni crescevano sempre più, c'era bisogno sempre di più spazio. E poi ancora istituì la scuola materna comunale, quando ancora a livello nazionale si discuteva ancora sull'approvazione o meno di una legge per la scuola statale dell'infanzia. Penso anche al teatro comunale, al nostro tempio dell'arte, lo fece restaurare, l'edificio restauro, come si dice, e soprattutto lo dotò di una cisterna di 30.000 litri, se non ricordo male, di acqua, che in caso di incendio, Dio non voglia, potevano servire a spegnere, insomma. All'ospedale civile Teresa Massimo, di cose che ce ne stanno tantissime. Si dotò della banca del sangue, del reparto di medicina generale, il laboratorio di analisi e ricerche cliniche, il servizio di radiologia e anche di una lavanderia. Ecco, ma la cosa, anche questa molto, molto, molto significativa di quella che era la sua mentalità, il suo modo di governare, di amministrare una città, la situazione dei turbini. I turbini prima stavano, se non so se lo ricordate, in un locale che adesso c'è da aprire, se non sbaglio, no? Quelle cantine, entrare prima lì dentro era una cosa incredibile. Io ci sono entrato diverse volte perché si diceva che lì fossero le prigioni in cui è stata la prigione che è stata rinchiusa Morelli, quello dei voti del 2021, quello di Morelli sul Cario. Allora io, per curiosità mia, andai a vedere, non si poteva vedere, un odore incredibile, un'altra cosa. Bene, lì stavano i netturni, tenevano i loro attrezzi, i loro carretti, bene, fece trasferire i netturbini da quel posto e li mandò in un capannone moderno, dove mi sembra che siano tuttora, dotò gli ambienti di spogliatoie e di docce e fornì di carretti nuovi e addirittura fornì i netturbini di impermeabili, che quando lavoravano sotto la pioggia avrebbero avuto riparo. Eliminò gli spaziali, questa è un'altra cosa, facendo costruire due come si dice, per spaziali sotterranei, diciamo così, sottoterra, sottotraccia, che poi non so se funzionavano bene o meno, e curò i giardini pubblici e il cimitero. E a questo proposito, una piccola parentesi, Elio Vicende aveva, se non ricordo male, il compito di mantenere in ordine la villa comunale e il cimitero. E all'epoca il cimitero era veramente un giardino, ed Elio Vicende, quando parlava con me, diceva sempre, era un suo orgoglio, come se fosse una sua cosa di famiglia personale, no? E diceva questo, e il sindaco ci tiene tanto a che il cimitero sia un luogo bello a vedersi, anche se poi insomma il dolore avrebbe accompagnato quella bellezza. Comunque, è stato detto, ammodernò i servizi di Palazzo Celestini, meccanizzò il servizio anagrafico e trasferì in locali più idonei l'ufficio tecnico. E poi pensò anche ai legali rionali, aggiornò l'elenco dei poveri, e insomma tutto. E il vino è stato detto. San Severo a quel momento, cioè, c'era una crisi vitivinicola in tutta la regione, San Severo l'avvertiva di più perché il vino è il suo maggior prodotto. E lui tonava spesso nel Consiglio Comunale, dice San Severo si ridurrà a una borgata se viene meno il commercio del vino. Quindi organizzò le cooperative agricole e fu riuscito il primo vino in tutta la Puglia ad avere la denominazione DOC di origine. Fu il primo in tutta la Puglia. Fece approvare un piano edilizio per evitare l'abusivismo
e l'ho visto soltanto in parte purtroppo, che pur tanto scendio è stato fatto. E, però ecco, tutte queste cose le fece sempre tenendo conto, tenendoci d'occhio, ben in vista, i conti del comune. E queste sono tutte cose più o meno note, ma c'è una cosa che forse non sapete. Spero che qualcuno mi smentisca. Lui fece, tra le altre sue, era una persona di cultura, ecco, un insegnante, una persona di cultura, e ci teneva a dare di San Severo un'immagine, come ci teniamo tutti, diversa da quella che purtroppo ci offre la cronaca quotidiana. E il primo giugno del 64, di sua iniziativa, inaugurò una collana chiamata Miscellanea, che nelle sue intenzioni doveva rendere omaggio ai cittadini più illustri di San Severo. Questa collana uscì con una monografia su Agostino Gervasio, un sanseverese, nostro proprio compaesano, nato a San Severo però Montana, che fu una delle persone più erudite del Regno di Napoli nell'Ottocento. Il libro è stato scritto da un canonico, il sacerdote Salvatore Calabrese, ed è stato presentato da Antonio Altamura. Voglio leggere poche righe della presentazione che fece di questo volume di miscellane il sindaco Pasquale Andoschi. Ti prego di avviarti alle conclusioni. Sì, hai ragione. Hai ragione. Allora, Pasquale Andoschi disse nell'introduzione al suo volume: San Severo, città di antica origine e di viva tradizione culturale e patriottica, è convinta di adempiere uno dei compiti fondamentali del buon governo in democrazia, affidando i mezzi di difesa e di valutazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, agevolando l'espansione della cultura al di là delle categorie professionali, arricchendo la coscienza popolare di nuovi stili alla collaborazione con i pubblici poteri. Fece questo, poi istituì l'antiquario comunale, non c'era San Severo, San Severo è un territorio archeologico ricchissimo, di una zona molto di neolitico, non ne parliamo di cose archeologiche nel periodo ellenistico, romano, ellenistico, allora aveva un antiquario dove depositare i cocci, come li chiamavano volgarmente, che venivano trovati. Lui istituì l'antiquario nella biblioteca comunale, con mobili e vetrine della biblioteca. Ebbene, quella fu una spinta notevole che il sindaco diede alla creazione in città, qualche mese dopo, del centro di studi sanseverese, dal quale centro studi che formò e forgiò tanti giovani, ma tanti veramente, tra i quali c'ero anch'io, ma molti, è lungo nominarli, non lo faccio perché mi è stato detto di abbreviare, però dal centro studi sanseverese ebbero origini tante, alcune cioè associazioni che tuttora operano con merito sul territorio per la promozione culturale e per il recupero della nostra memoria storica. Incominciamo a stare male, presentò le sue dimissioni il 5 luglio del 69. Le dimissioni vennero respinte perché non c'era accordo tra i suoi stessi colleghi, compagni di partito, per trovare il suo successore. E lui, per evitare che si finisse a una gestione commissariale, che lui detestava, non voleva, perché fermava tutto nella vita della città, lui restò. È caso di dire che si immolò, perché due mesi dopo Pasquale Andoschi ci lasciò. Ci fu la commemorazione l'8 di novembre, se non ricordo male, tutti furono concordi nel ricordare la sua figura, avversari e amici di partito, e riferisco solo le parole di Garofalo, Ciro Garofalo, che era dell'opposizione, il quale disse: ha speso al servizio della cittadina la sua vita. Sono certo, dopo una pausa, sono certo che è così. Quasi a sottolineare che Pasquale Andoschi ha sacrificato la vita per la sua città. La signora Maria, che era presente a quella commemorazione,
disse: mi è stato di grande sollievo morale e materiale la testimonianza di riconoscenza che la cittadina attraverso le nostre persone ha voluto dare a mio signore. E allora io chiudo dicendo che Pasquale Andoschi è stato un grande personaggio della nostra città, è un personaggio che potrebbe ancora e soprattutto oggi essere di esempio a chi aspira a fare politica e a chi già la fa. Grazie. Si è affidato a Felice Lombardi. Carissimo Felice, ti prego di trasmettere i miei più cari e cordiali saluti ai figli del professor Pasquale Landoschi, già sindaco della città di San Severo dal 62 al 69, e alla cittadinanza per il lavoro svolto per la comunità, con tutto l'affetto e la cordialità fraterna, l'impegno politico al servizio del bene comune è un valore fondamentale per la vita sociale e un valore della testimonianza cristiana nella comunità. Monsignor Michele Seccia, Lecce, 12 dicembre 2019. Grazie. Ringrazio anche per la sua presenza il consigliere De Leonardis. Sono certo che è soprattutto un attestato di sensibilità nei confronti del passato, tenuto conto del grande rapporto tra il papà e Pasquale Landoschi. Credo di non aver sbagliato in questo. Assolutamente. Tocca ora all'avvocato Franco Lozzuccone il suo tema.